ridimensionamento scolastico, la Giunta presenta un nuovo piano. A questo punto cosa succede? Che rimane in auge il nostro piano, ma noi non ci vogliamo intestardire per forza esclusivamente su questa soluzione, ne abbiamo anche un'altra. Diciamo così, elaborata in queste ore, dopo anche la riunione di venerdì scorso con tutti i consigli d'istituto, dove qualche spunto ci è stato dato, quello di portare a 4 dirigenze complessivamente, a 4 istituti comprensivi la nostra città, con questo eventuale piano nessuno di questi degli alunni dovrebbe cambiare sede. Invieremo al consiglio d'istituto, al provveditorato, ai sindacati, entrambe le proposte e ci faremo dire da loro quella che ritengono più opportuna. Per un ulteriore confronto, venerdì incontreremo anche i comitati, in modo che gli diremo il perché non abbiamo potuto prendere in considerazione le loro proposte presentate e anche da loro ci faremo dire il migliore e maggior gradimento su queste due proposte. Io credo che un'apertura più di questa da parte di un'amministrazione ci è rimasto solo di andare a suonare i campanelli della gente e chiedere casa per casa cosa dobbiamo fare. Vuol dire 4 istituti comprensivi, non più 5, vuol dire 2 istituti maggiori, che sono quelli dove sono compresi l'istituto di Sant'Orso, l'istituto di Bellocchi, dove è compresa da sempre la scuola Padalino, l'altro l'istituto Gandiglio, che potrà comprendere l'istituto Corridoni, l'istituto Luigi Rossi, e poi Lanuti e la scuola di Marotta. Questa è una nuova proposta che non sposta di fatto nessun alunno in nessun'altra struttura rispetto alla legge e che quindi vuole essere al tavolo della discussione per questi prossimi giorni, fermo restando il fatto che comunque la prima proposta, che è quella deliberata dall'amministrazione comunale il 13 settembre, rimane in piedi perché rimane un ottimo lavoro svolto dagli uffici. Questa mattina, quando guardavamo le varie proposte, per ogni idea che veniva fuori al tavolo c'era già un percorso fatto dagli uffici in questi mesi.